Io non ho fatto niente di tutto questo. Lo specchio che esiste, che ho comprato per fare di quali specchianti, che l'acciaio inossidabile, non l'ho inventato io. In principio acquisivo delle lamiere che erano opache e c'erano delle macchine che, con dei rulli che facevano andare avanti e indietro queste placche e le facevano diventare specchianti. Adesso non ci sono più quelle macchine lì, adesso escono dai laboratori, dalle fonderie giapponesi, escono perfettamente specchianti, è impressionante, ma ancora più specchianti di quelli che noi riuscivamo a fare a mano. C'è una tecnologia, io non c'entro, io ho usato la fotografia per trasportare l'immagine che passa nello specchio e farla fissarla e trasportarla sullo specchio stesso. Quindi la cosa più oggettiva che ho potuto trovare per creare l'immagine tanto oggettiva come quella dello specchio, quanto quella dello specchio, è stata la fotografia. Quindi io non è che ho detto adesso andiamo a beccare la fotografia perché fa moderno. No, perché era indispensabile, anzi è proprio la fotografia che ha messo in crisi all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, ha messo in crisi l'arte, perché l'artista non aveva più questo compito di rappresentare come i quadri del Louvre ciò che stava accadendo, e quindi gli artisti hanno detto ma esisterà ancora l'arte, no, adesso non serviamo più. È diventato un lavoro di introspezione l'arte del Novecento, tutto un lavoro di introspezione dove non c'è nessuna forma di rappresentazione di ciò che sta avvenendo, ma semmai di evocazione e anche di scelta di qualche cosa che va al di là dell'evocazione stessa, quindi della capacità dell'artista di impossessarsi del fenomeno profondo dell'espressione. E quindi questo Novecento è stato straordinario, però poi alla fine quindi la fotografia ha messo in crisi il segno, la matita, il colore, le forme, no? La materia che cresce, la materia dell'opera che viene fatta dagli oggetti stessi che diventano che si appiccicano alla tela. Tutto questo, io ho sentito la necessità assoluta di usare la fotografia. La fotografia, quella cosa che ha messo in crisi l'arte, ritorna come indispensabile. E quindi lo specchio ritorna come indispensabile nel senso di una rappresentazione, che è la rappresentazione che è secolare, plurisecolare, come attività dell'artista che rappresenta, arriva al suo grado zero e toto, è infinito. Al suo grado zero, perché lo specchio è il grado zero della rappresentazione. Lo specchio di per sé non ha immagine, è il grado zero della rappresentazione. È proprio questa materia lucidissima a cui ho tolto tutto lo spessore, che era l'ultima moda, tolto tutto, lisciato al punto, come se fosse uno specchio d'acqua, dove è liscio che conta. E questo liscio non ha racconto, anche lo specchio d'acqua non parla dell'acqua, parla di tutto ciò che si riflette. Lo specchio d'acciaio non parla di se stesso, non ha immagine propria, la tela ha immagine propria, ma è ancora in fondi oro, che parlano di questa infinita necessità di andare oltre l'immagine, sono ancora sempre del giallo predominante. E quindi ha una immagine, loro immagine. Loro è inossidabile. Ma io ho usato l'acciaio inossidabile, che forse è un po' meno inossidabile del loro, però ha già anche questa qualità di perdurare. E questo specchio dell'acciaio
fa una funzione, ha una funzione che nasce dalla capacità scientifico-tecnologica di produrre oggi. Io non ho inventato la foto, non ho inventato il concetto dell'immagine, non ho inventato lo specchio, metto insieme le cose, metto sempre insieme, vedi che faccio io stesso, anche involontariamente ho sempre fatto, prendere due elementi e metterli insieme, che esistono. Quando oggi lavoro, avete parlato dell'intelligenza artificiale, io lavoro con l'intelligenza artificiale, nel senso che è una cosa che non ho inventato io, ma è inventata dagli esseri umani, c'è tutta l'umanità dentro, che sta portando se stessa a un punto tale attraverso il quale deve decidere poi quale tipo di equilibrio trovare rispetto poi alla realtà fisica, che è l'intelligenza fisica della natura. Questo è un bisogno di bilancio, di bilanciare e di trovare armonia in questo sempre vuoto centrale. Ecco, e allora io vivendo in quel vuoto centrale li metto così insieme e vedo cosa succede. Semplicemente. Semplicemente.